Quando parliamo di nemici, spesso pensiamo a individui o gruppi che percepiamo come ostili ai nostri interessi o alle nostre convinzioni. Tuttavia, l'idea stessa di nemico può essere più dannosa dell'entità che rappresenta. Nel teatro della vita spesso si dipinge un nemico, un'ombra tra le luci, un silenzio nel rumore. Non c'è bisogno che esista, non c'è bisogno di un volto, basta l'illusione per muovere le masse, per cambiare il corso. Nel corso della storia, appunto, abbiamo visto come l'idea del nemico sia stata utilizzata per giustificare guerre, discriminazioni e violenze di ogni genere. Ma cosa succederebbe se riconoscessimo che il nemico non è una realtà oggettiva, ma piuttosto una costruzione sociale? Il nemico è l'ignoto, è ciò che non comprendiamo, è la scusa perfetta per giustificare gli errori. Ma se guardiamo più a fondo, se scaviamo nel profondo, troveremo che il vero nemico è dentro di noi, nei nostri terrori. L'umanità si stringe, unita contro il nulla, creando eroi da storie, da sussurri e da paura. Ma l'eroe e il nemico sono due facce della stessa moneta, entrambi nati dall'inganno, dall'illusione che ci inquieta. L'illusione del nemico può essere alimentata da molteplici fattori, dalla manipolazione politica alla propaganda mediatica, fino alla paura e alla diffidenza verso ciò che è diverso da noi. Tuttavia, ciò che spesso dimentichiamo è che l'altro non è necessariamente il nemico. Non c'è bisogno che ci sia, non c'è bisogno che si mostri. Il nemico è un pretesto per combattere i nostri mostri. È la grande invenzione, la finzione più audace, che ci permette di lottare, anche quando la pace è ciò che ci piace. Nel momento in cui ci lasciamo trasportare dall'illusione del nemico, perdiamo di vista la nostra comune umanità. Dimentichiamo che, al di là delle differenze culturali, politiche o religiose, tutti condividiamo gli stessi bisogni fondamentali: amore, sicurezza, rispetto. Così, nel grande palcoscenico, sotto i riflettori accesi, lottiamo contro fantasmi, contro venti e contro pesi. Invece di concentrarci su chi consideriamo nemico, dobbiamo imparare a guardare oltre le differenze e ad affrontare i veri problemi che minacciano il benessere dell'umanità, dalla povertà alla crisi ambientale, dalla disuguaglianza alla mancanza di diritti fondamentali.